high-tech. Il costruttore automobilistico Volvo sta testando il prototipo di una vettura in grado di guidare da sola in vista di lanciare un progetto pilota nel traffico cittadino di Göteborg in Svezia. We now activate the system. Per attivare il sistema mi basta premere un tasto sul volante. Ecco, il sistema è ora attivo, quindi posso togliere i piedi dai pedali e le mani dal volante. Il progetto DriveMe, il primo di questo genere mai tentato al mondo, coinvolgerà un centinaio di veicoli a guida autonoma. L'obiettivo è valutare come queste vetture possano portare benefici alla circolazione, migliorando l'efficienza e la sicurezza stradale, e come possano interagire con le infrastrutture esistenti, oltre che con i veicoli a guida normale. Il sistema sperimentato dalla casa svedese, oggi in mano a un gruppo cinese, si basa su strumenti per la sicurezza passiva come videocamere, radar, tecnologia laser e GPS. Le prime Volvo a guida autonoma dovrebbero essere su strada nel 2017. Tra le varie funzioni è previsto anche il parcheggio autonomo, che dovrebbe consentire al conducente di scendere dall'auto e attendere che questa si parcheggi da sola. Se la guida autonoma diventerà pienamente operativa, le nostre aspettative sono di tendere a zero incidenti stradali, e questo sarebbe uno sviluppo molto positivo. Naturalmente la guida autonoma non deve deresponsabilizzare il conducente. Hong Kong, 7 milioni di abitanti, è un crescente problema di smaltimento dei rifiuti. Nel 2011 poco meno di 5.000 tonnellate di rifiuti solidi sono finiti in discarica. A questi ritmi, lo spazio disponibile potrebbe esaurirsi entro il 2020. Riciclare sta diventando una pratica sempre più consolidata, ma un'azienda locale ha deciso di fare un passo in più, progettando e costruendo un vero e proprio ecosistema artificiale per riciclare i rifiuti alimentari. Jack Cheng è l'ideatore di questo EcoCube. Questo è uno strumento per riciclare i rifiuti alimentari che si basa sul concetto di ecosistema. Qui vediamo gli insetti, come questa mosca nera, che depongono le uova da cui nascono le larve. Queste larve si nutrono dei rifiuti alimentari e poi vengono espulse per diventare cibo per i pesci, e con gli escrementi dei pesci ricaviamo concime per far crescere le verdure. Le larve che non diventano nutrimento per i pesci si trasformano in mosche e il ciclo può in tal modo ripetersi autonomamente. Il design degli EcoCube è stato concepito da Zhu Jingchang, professore associato presso la scuola di architettura dell'Università cinese di Hong Kong. Dobbiamo utilizzare ogni centimetro di spazio disponibile. Non possiamo contare su un'ampia corte tra una casa e l'altra. Perciò dobbiamo costruire in verticale, rafforzando l'integrazione tra i vari elementi. Due gli EcoCube già in funzione. Uno è stato installato presso l'Università cinese di Hong Kong e l'altro presso l'Istituto di Studi Professionali. Il prezzo di vendita si aggira intorno ai $25.700, ma resta da capire se per questo tipo di prodotti ci sia davvero un mercato.